Patrizia Grimaldi dell'Associazione Zattera Urbana. Volevo aggiungere un paio di cose a proposito dell'emergenza e a proposito dell'idea, del progetto, del percorso umano in cui pensiamo debbano essere accompagnati questi ragazzi. Scusami, mi ripeti il tuo nome? Eloisa Grimaldi, Zattera Urbana. E il discorso dell'emergenza, in realtà, ampliando un po' quello che diceva Dario, c'è, nel senso che non per una questione di numeri, perché appunto, come diceva, non pensiamo ci sia questa impossibilità, ed è stato anche detto che non c'è questa impossibilità nell'accoglienza. Più che altro c'è un discorso di emergenza a livello di immediatezza, cioè chi collabora, vive la propria quotidianità di una vita umana che si svolge dal mattino alla sera in modo umano e davanti a un tempo che non si ferma per nessuno, neanche per le istituzioni. Chi vive questa situazione giorno per giorno vede delle storie umane, autobiografiche, di percorsi che parlano appunto di viaggi difficili, di storie familiari difficili. E quindi quello che premeva a noi associazioni era proprio studiare un percorso reale che facesse appunto sinergia tra le diverse possibilità delle associazioni, proprio per arrivare a questo primo livello, che non è il livello dei bisogni primari, il mangiare. Questo sì, si chiede di allargare anche alle istituzioni un aiuto, perché il discorso interculturale, come diceva Nicola, è radicato da tempo in Italia, in Veneto soprattutto, ed è legato anche a un discorso poi economico. Quindi è questo, studiare, chiedere le singole capacità e le singole aspirazioni che in questa massa, diciamo, in questa massificazione i profughi, i tunisini, poi non avvenga la spersonificazione del singolo individuo.